Le 11.47 prosegue l'allerta arancione in tutta la Toscana e purtroppo ci sono forti disagi sulla costa, soprattutto in provincia di Livorno. Il maltempo sta abbandonando le province costiere, si sta spostando evidentemente verso l'interno, anche se saranno giorni complicati. L'allerta arancione vale per tutta la giornata, per fortuna non si segnalano danni a persone, ma ci sono delle situazioni di oggettivo pericolo, quindi il consiglio che arriva da tutta la protezione civile, quella regionale e a cascata quella di tutti i comuni della Toscana è di non mettersi in movimento. Tra l'altro siamo ancora in fascia rossa, quindi se non per urgenza è assolutamente vietato, però di non mettersi in movimento. Consiglio che potrebbe valere anche domani quando invece entreremo per la parte sanitaria in fascia arancione. Dicevamo stamani, scherzandoci un po' su, bisogna anche scherzare, che la Toscana non è mai stata così arancione, ma i problemi di questo arancione sono evidenti, sia sanitario che meteorologico. Saluto il nostro ospite in questa giornata internazionale del volontariato, Antonio Preiti, forse stavolta l'ho detto giusto, collegato con noi e direttore di Sociometrica, la Buongiorno. società. Mi sente? Sì. Buongiorno Sì, benissimo. Buongiorno a lei e a tutti. naturalmente. La Sì, società. Avete realizzato una ricerca in particolare sugli effetti di questa pandemia sul terzo settore in Toscana ed emergono dati che in qualche modo il presidente del CESVOT, Gelli, ha anticipato, nei giorni scorsi naturalmente, quando l'avete presentata questa ricerca, ma anche questa mattina in diretta, emergono dei dati di un riflesso molto negativo, soprattutto su alcune tipologie di associazioni. Sì, possiamo dire, parafrasando un film di questi ultimi tempi, che è l'ora più buia per il volontariato, per il terzo settore, per un motivo generale molto semplice, nel senso che il volontariato è vicinanza sociale, prossimità sociale, vicinanza alle persone che hanno bisogno e vicinanza alle persone che devono essere curate, di cui bisogna prendersi cura, e ovviamente la distanza sociale che viene richiesta impedisce, ostacola, rende difficile ogni attività di prossimità. Quindi questa è una ragione di fondo per cui ci sono le difficoltà. Ora poi ci sono delle difficoltà specifiche, ci sono difficoltà economiche. Perché? Perché le associazioni di volontariato lavorano in gran parte con degli eventi, organizzano, come noi siamo abituati a vedere nelle nostre piazze, anche con eventi di vario tipo, anche di spettacoli, per finanziare le proprie attività. Quindi Certo. siamo stati in un periodo di lockdown in cui gli eventi erano impossibili. E poi abbiamo avuto un momento, diciamo, estivo in cui erano possibili, ma non sono il periodo in cui gli eventi di volontariato si E svolgono. poi non Siamo erano tornati comunque a pieno all'autunno. regime, quindi insomma qualche problema c'era anche d'estate. Per gli eventi c'è sempre stato un problema. Curiosamente le discoteche hanno avuto meno problemi degli eventi, insomma, per voler essere, per fare questa piccola distinzione. Ma l'autunno, che sarebbe stato il momento della vera ripresa, non c'è stata perché gli eventi sono impossibili, sono resi impossibili da ragioni pratiche. Quindi, in sostanza, per essere molto brevi, oggi una parte consistente delle associazioni ha chiuso le attività o quantomeno le ha sospese perché è impossibile farle, altre lo fanno con grande difficoltà, per tutte c'è una difficoltà economica, molto spesso anche di pagare le utenze, dei rimborsi spesa, che so io, per la benzina, dei volontari, Certo. insomma è un settore messo davvero in ginocchio. Però non li fa arrendere questi volontari, non fa arrendere i responsabili delle associazioni. Ne approfitto e intanto mi scuso perché non abbiamo il video, insomma, è una delle conseguenze probabilmente di questa situazione, di questa giornata così strana. Però l'audio lo sentiamo bene naturalmente di Preiti. Ecco, ne approfitto per ricordare che nel pomeriggio e in serata ci sarà un nostro viaggio nelle realtà del volontariato della costa toscana. Partiremo da Livorno alle 15.15, alle 19 saremo a Massa Carrara, alle 19.45 a Lucca, alle 21.30 a Pisa, a farci da Cicerone saranno i delegati, i responsabili delle delegazioni, cioè sotto i presidenti delle varie realtà. Perché comunque, Preiti, si può dire che di fronte a queste difficoltà è scattata anche quella resilienza tipica Sì. del Sì, volontariato. la resilienza è la parola chiave oggi di tutto il mondo attaccato dall'epidemia, ma nel caso del
nel caso del volontariato, davvero questo è una forza straordinaria, perché durante le interviste che noi abbiamo fatto abbiamo chiesto un giudizio su come quale sarà il futuro del terzo settore e poi un giudizio su quale sarà il futuro dell'associazione a cui la persona, l'intervistato, diciamo, è responsabile, quindi dei presidenti, dei direttori delle associazioni. E la situazione è la seguente: si è molto pessimisti quando si parla in generale, si è molto più ottimisti quando si parla in specifico. Cioè, detto in parole povere, la gente che ha creato un'associazione di volontariato, che svolge questo lavoro, non molla. Cioè, anche in queste condizioni disagiate, complicate, difficili, le peggiori possibili, comunque lo spirito, che è lo spirito che anima qualunque volontario, uno spirito più forte, diciamo, di queste difficoltà. Ha sorpreso anche il Presidente, non so se dalla regia possiamo rimandare il manifesto della campagna del volontariato, sorprende il fatto che ci sia, sia scattata comunque una reazione inversa, nel senso che molti giovani, soprattutto giovani, si siano avvicinati in questo periodo, sollecitati dal CESVOT, l'avete presentata insieme a Gelli, no? Quella campagna, sollecitati appunto dal CESVOT, si siano presentati presso le associazioni di volontariato. Sì, è scattata una molla abbastanza incredibile, nel senso che le persone avvertono che le norme appunto sulla zona rossa e l'impossibilità di vedere le persone e così via ha aumentato il bisogno in una maniera incredibile che chiunque si può figurare, cioè soprattutto per le persone che sono da sole, che vivono da sole, che sono anziane e per tutte le situazioni di grande disagio quando ci sono dei malati in casa e così via. Quindi la voglia di comunque fare qualcosa, e fare qualcosa in questo momento non si può fare a livello individuale perché appunto ci sono le restrizioni che conosciamo, quindi si sono rivolti e si rivolgono alle associazioni di volontariato perché attraverso di loro possono esprimere quell'aiuto che hanno voglia di fare, che hanno voglia di donare alla comunità. Da ricercatore attento alla dimensione sociale, cosa resterà in questo terzo settore in futuro di questa pandemia? Che segni lascerà? Da quello che capiamo noi non lascerà segni negativi su chi fa volontariato, nel senso che le ragioni per cui si faceva prima volontariato, se possibile, sono cresciute oggi, quindi ci sono più motivi per fare volontariato. Cosa resterà? Possibilmente resterà anche qualcosa di più se riusciamo a mettere appunto i conti, a rimettere in sesto anche con l'aiuto pubblico le associazioni, cioè toglierle dal loro bisogno economico. Però un sistema sanitario che si va trasformando, tutti diciamo dal governo alla regione, insomma chiunque sostiene oggi che la sanità debba essere più territoriale, più legata al territorio, meno ospedal centrica, cioè meno collegata a pochi grandi ospedali. Allora, questa opera di diffusione della sanità è un'opera che il volontariato può fare tranquillamente insieme al pubblico, insieme anche alla regione. Anche perché molte volte ha antenne migliori dei territori, chiaramente. Sì, ma c'è l'esempio magnifico delle misericordie. Le misericordie come funzionano? Le strutture vengono date o dalla Fondazione Cassa di Risparmio o da altri enti pubblici, forniscono l'hardware, diciamo, in qualche modo, ma il lavoro lo forniscono i volontari. Ecco, questo modello è un modello che si può espandere, si può rendere più complesso e si può espandere perché solo a condizione di un lavoro dei volontari si può arrivare a una sanità territoriale più diffusa di come è adesso. Ecco, nelle interviste, anticipo qualcosa di quello che sentiremo poi nel pomeriggio e nella serata, molti presidenti, delegati delle delegazioni CESVOT di questi territori che abbiamo sentito ci dicono due cose sono cambiate: c'è un maggior rapporto positivo dunque tra generazioni, anziani e giovani, anche un ricambio dovuto anche alle diverse fasi dell'epidemia, e la seconda cosa che sembra scontata ma poi tutti noi abbiamo acquisito nuove conoscenze informatiche. Questi sono effetti misurabili subito, no? Positivi. Sì, certo, quello della connessione maggiore con le generazioni è dovuto al fatto che questa epidemia, questo virus, ha un target specifico che sono le persone più anziane,
più anziane con più problemi d'ordine sanitario, e quindi è evidente che una volta che si è isolato, che si è identificato, evidenziato qual è il target più difficile, il resto, in questo caso un target generazionale, il resto delle generazioni in qualche modo se ne faccia carico. Il mondo digitale apre grandi prospettive, nel senso che l'assistenza a distanza, la possibilità per esempio che l'associazione di volontariato si organizzino attraverso mezzi digitali a svolgere le loro attività in una maniera anche più complessa, più efficace, perché possono mixare l'elemento umano con l'elemento digitale. Da notare che la telemedicina, di cui si parla molto in questo periodo, non è assolutamente in tutti i casi la soluzione, perché un anziano che vive da solo magari ha piacere una volta alla settimana a incontrare un volontario che gli porta le medicine, che lo assiste e con cui parlare. Pensiamo solo al prossimo Natale, le difficoltà anche che ci saranno negli spostamenti, chiaramente per le nuove regole. Quanto possono fare i volontari per alleviare, alleggerire un po' questa solitudine? Certo, possono fare molto, possono fare molto nelle regole date, quindi magari basterà una telefonata, basterà fare un po' di telefonate piuttosto che la visita personale, almeno. Però aiuta tutto in questa fase in cui gli anziani, soprattutto loro, sono le persone che si sentono più sole. Guardi, una delle cose di cui più si soffre è la solitudine. Certe volte la solitudine è un malanno superiore ai malanni dell'età, che sono determinate appunto dall'età o dalle patologie che si soffrono. La solitudine è, come si può dire, l'aspetto fisiologico, perché ovviamente non è una malattia, ma la solitudine può aggravare qualunque malattia, quindi molta attenzione a questo aspetto. Preiti, mi prendo l'impegno di reintervistarla, così la vedremo anche in video nei prossimi giorni. Beh, nelle prossime settimane magari cercheremo di fare il punto, no? Di un mese, dicembre. Io vedo il mio video lo vedo. Noi non riusciamo a vedere lei. Tradizionalmente allora. Dicembre è il mese in cui tutti ci sentiamo più buoni, magari sosteniamo, ognuno come gli pare, queste associazioni di volontariato che poi servono parecchio, l'abbiamo visto, per tanti scopi diversi. Un'altra cosa su cui riflettere probabilmente sarebbe l'estrema diversificazione dei campi di impiego, delle regole di ingaggio un po' anche dei volontari. Grazie davvero di essere stato grazie con noi questa mattina. Grazie. Noi ci vediamo con gli aggiornamenti intanto sul maltempo, ma torneremo chiaramente anche sulla giornata del volontariato, come sempre nel primo TG del pomeriggio alle 14.30. Non perdete gli speciali con il CESOT di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno. A più tardi.